Andreotti, proprietario della pista, che comunque ci ha sopportato appunto per due giorni, l'ha già detto Alex, ma volevo comunque riconfermare questa cosa. Un ringraziamento a tutti i piloti, siete arrivati da tutta Italia, da Napoli, dalla Calabria, da Trieste, da passiamo velocemente alla categoria C1, andando al terzo posto con Roberto Casalini e Lorenzo Alfaroli. Prima gara al fare, prima gara che poi sei arrivato terzo e l'altro è stato pure per 10 secondi di penalità. Pensa a te che fortuna, eccoli davanti e dietro, l'hanno capato apposta. Applauso per Casalini e Alfaroli, secondi classificati Lorenzo Patuzzi e Davide Guarda. Lorenzo Patuzzi e Davide Guarda, applauso anche per i secondi classificati in categoria C1. E quindi, primi classificati, Carmine Iannone e Carmine Matarazzo. Applauso anche per i primi classificati, categoria C1, ecco che raggiungono. E quindi anche per loro il premio, le coppe consegnate dall'assessore delle nostre due spede ragazze. Quindi ragazzi, applauso ai vincitori di categoria C1, anche per loro fondo e quadrature. E allora siamo qui con Carmine Iannone e Carmine Matarazzo, e sono due piloti, al di là dell'ottimo risultato che hanno raggiunto oggi, sono i due piloti che comunque vengono da più lontano, comunque 1200 km di distanza, poi dite voi esattamente da dove, tutto quanto. Io spiego poche parole, lascio parlare più voi. Impressioni di guida, intanto diteci più che altro chi siete e dove venite. Sì, allora io sono Carmine Iannone e qui vicino a me l'altro pilota, Carmine Matarazzo. Veniamo da Avellino, abbiamo affrontato 12 ore di viaggio, circa 1200 km, però insomma lo stimolo di correre non ci fa pesare la fatica, anche se siamo arrivati in albergo alle 2:30 di pomeriggio e siamo svegliati stanotte alle 5, che non avevamo capito che eravamo andati in coma. Comunque nulla, la gara è stata bellissima, il ghiaccio fortunatamente è attenuto, perché ieri abbiamo avuto paura che con la giornata di sole insomma c'erano delle pozze d'acqua, quindi insomma eravamo un po' arrabbiati col clima, non certamente con l'organizzazione, e quindi stamattina fortunatamente c'era la nuvola e quindi il ghiaccio è tenuto e si guidava in maniera insomma spettacolare veramente. Insomma, noi abbiamo corso con mezzo gas, è salita su l'assistenza speciale gas, che ringraziamo nella persona del signor Claudio Vaschetto. Niente, che ci ha dato delle dritte, ci ha tenuto insomma calda compagnia durante la gara. Il nostro mezzo insomma un gran motore, non avevamo per l'appunto grandissime esperienze sul ghiaccio, quindi insomma eravamo un po' larghi con le gomme al posteriore, quindi in uscita di curva, in particolare nel curvone giù in fondo, rimanevamo piantati, non uscivamo più via, quindi dovevamo far salire il mezzo a fuori giro, al limitatore, e cambiare marcia. Però insomma c'era il Giannini, che è molto dritto e furbo in queste cose, aveva azzeccato lui la strategia, e quindi abbiamo chiuso primi di classe, e quindi insomma ci consola abbastanza insomma sta cosa, e secondi assoluti insomma appunto dietro a Giannini, che abbiamo più nominato. Comunque trovassi secondi con Giannini, che comunque qua tra virgolette è di casa, comunque è comunque l'orgoglio anche vostro. Ragazzi, io vi ringrazio molto di essere stati qua, per la vostra presenza, spero di rivedervi nella prossima tappa, che sarà a metà febbraio, e buon rientro a Avellino e comunque nella stupenda zona e comunque sud Italia. Ok, grazie a voi. Grazie a voi, grazie. Ciao ragazzi. Ciao.